tassisti, la destra, la sinistra, i tassisti, tutti, ma manifestano anche i medici, mi sembra di capire. Sì, perché ci siamo anche noi, soprattutto ci avete visto in questo periodo, no? Penso tutti i cittadini abbiano visto più medici che altro in questo periodo, purtroppo, e... però dobbiamo manifestare anche noi, perché? Perché proprio in questo periodo si è evidenziata, come dicevate voi, questa sorta di malasanità, chiamiamola, ma più che altro una carenza del nostro sistema sanitario, soprattutto dal punto di vista numerico, e qualitativo, che si è ripercorso in questa pandemia e si sta anche in futuro si ripercuoterà. Già prima di questa pandemia vedevamo liste d'attesa infinite, pazienti e cittadini che dovevano aspettare anche mesi, anni per una risonanza o per effettuare una visita ambulatoriale. Ma questo perché? Perché mancano i medici specialisti, quindi mancano coloro che dopo il percorso di base della medicina di 6 anni, una volta abilitati alla formazione, devono avere un nuovo diploma dopo il superamento di un altro concorso per potersi specializzare e diventare cardiologi piuttosto che neurologi, piuttosto che altro, e compagnia bella. Ovviamente questo è un concorso a posti limitati che al momento non coprono evidentemente il reale fabbisogno della popolazione. E questo è stato evidenziato sia dal punto di vista delle carenze dei vari reparti, sia dal punto di vista delle carenze nei vari ambulatori. Era palese prima, è diventato ancora più palese adesso, e come diciamo noi, che abbiamo manifestato fondamentalmente il 29 maggio, eravamo in piazza Montecitorio e in altre 21 piazze d'Italia a manifestare questa nostra richiesta, semplicemente di offrire di avere un diritto per offrire un diritto, che è il diritto alla salute. Il diritto che chiediamo noi è quello di completare la nostra formazione e di specializzarci nel miglior modo possibile, e quindi diventare appunto quegli specialisti che un giorno staranno in ambulatorio e magari ridurranno le liste di attesa a 2 mesi, a 1 mese, a 3 mesi, piuttosto che a 1 anno. Perché? Perché si potenzierà l'organico. Quello che chiede, e quindi il cittadino giustamente avrà diritto a una riduzione dei tempi di tempi per quanto riguarda le cure, per quanto riguarda ovviamente anche tutto il percorso per cui sarà seguito. Quindi diciamo fondamentalmente che su queste manifestazioni, che viene definita manifestazione permanente, che è partita dal 29 maggio, stiamo continuando ancora oggi anche a farci sentire nei vari canali, e continueremo anche prossimamente a farci sentire, perché sono previste nuove manifestazioni anche probabilmente la prossima settimana a Roma, di cui magari i dettagli poi ne stiamo ancora discutendo, semplicemente per far valere un diritto che penso e credo sia necessario a questo punto per migliorare una situazione che era già precaria prima e è diventata ancora più precaria adesso. Alessandro, tu fai parte della Croce Verde regionale emergenza Covid. Numero verde regionale. Quindi un'unità parte, istituita, sì, proprio per l'occasione. Sì, per questa emergenza. Speciali, sì, sono unità speciali che sono state istituite per le emergenze, e sono unità anche le USCA, che vedete in molte regioni italiane, che sono unità speciali gestite proprio per l'emergenza Covid. Dov'è il problema di queste unità fondamentalmente? Che spesso e volentieri i medici che lavorano in tali unità sono medici che non hanno equivalenze formative, come si suol dire, cioè non sono sono medici generici, che magari sono medici neoabilitati, che hanno appena imparato e non hanno acquisito ancora quelle competenze necessarie eventualmente per poter sopperire un lavoro e un carico di lavoro tale, perché ovviamente è normale, io parlo adesso un po' di non scendo troppo nel tecnicismo, però se io devo andare a casa di un paziente con sospetto Covid a fare un'ecografia al polmone, bene o male la medicina ci insegna bene o male come fare l'ecografia, ma c'è tutto un percorso, e questo voglio che anche i cittadini lo sappiano, che dovrebbe esserci dopo per far sì che noi sappiamo leggere l'ecografia al meglio. Questo è diciamo un tecnicismo, tanto per dirne una. Però ecco, noi ci siamo messi al servizio di questa emergenza, pur sapendo i nostri limiti, cercando ovviamente di offrire al cittadino tutte le nostre competenze, le nostre soluzioni e le soluzioni del caso. Quello che ovviamente non possiamo fare è con queste competenze, con questo tutto ciò che abbiamo fatto per il Covid, è ottenere quanto
dovrebbe fondamentalmente essere nostro diritto, ossia un completamento di formazione, il cosiddetto diploma di specializzazione medica, che ci consenta un giorno di operare come specialisti all'interno del sistema sanitario nazionale. Siamo ancora questi lavori precari, quindi ci chiamiamo cosiddetti camici grigi, chiamiamoli come vogliamo. Io personalmente anche sono 2 anni che sono dopo l'abilitazione. Quindi perdonami, però aspetta un attimo, sì. Voi siete stati presi e mandati in trincea pur non avendo tutte le varie specializzazioni, ma anche la preparazione per affrontare casi delicati come quelli noi abbiamo una preparazione, fortunatamente, per quanto riguarda la scuola italiana. Abbiamo a livello europeo, penso, una delle migliori preparazioni mediche a livello della base. Fondamentalmente tutte i nostri medici, non parlo diciamo per elogio personale fondamentalmente, ma comunque sia la preparazione c'è. Ovviamente per determinate situazioni, per determinate condizioni, comunque sia non conta la quantità, conta la qualità. E la qualità ovviamente per un medico neoabilitato che non ha completato il percorso di formazione, piuttosto che un cardiologo con esperienza o anche comunque con un percorso di formazione, anche che abbia 30 anni ma comunque abbia seguito quei 4 anni di corso, è molto differente, questo sicuramente. Noi abbiamo fatto il nostro meglio, abbiamo risposto pronti, siamo, se non erro, circa quasi 7.000 medici quando sono usciti questi bandi, che hanno anche per quanto riguarda l'andare a svolgere queste attività al nord Italia, hanno risposto ci siamo, sì signore, siamo pronti, però ecco, adesso abbiamo fatto questo e poi il futuro è ancora incerto sostanzialmente, perché i fondi che le borse statali e anche nel decreto rilancio che sono state preventivate, si parla di 4.200 borse di specializzazione, non sono attualmente sufficienti a coprire sia il fabbisogno di salute della popolazione, sia ovviamente il nostro fabbisogno, che siamo circa quasi 25.000 medici che sono ancora diciamo precari e che ancora non hanno completato il loro percorso formativo in Italia, a fronte di 56.000 medici che nei prossimi 5 anni specialisti andranno in pensione. E che risposta vogliamo dare al cittadino con questi numeri per un futuro? Anche la cittadinanza giustamente si è cominciata a porre delle domande. Quindi voi comunque manifestate non tanto per la mala sanità, ma per la regolarizzazione della vostra figura professionale. Noi, allora, la mala sanità è una conseguenza, ovviamente, perché... No, è chiaro, non è ovvio, la mala sanità è una conseguenza, ovviamente, di tutto ciò, perché ovviamente noi sappiamo, anche vivendolo in prima persona, quanto più anche rispetto al cittadino, perché anche lavorare in determinate condizioni con poco personale e pochi strumenti ovviamente a disposizione costa sacrificio anche a noi, ovviamente. Noi infatti capiamo benissimo le esigenze del cittadino e cerchiamo di offrirgli il meglio possibile. A fronte di ciò, ovviamente, noi capiamo che questa mala sanità di cui tanto si parla deriva ovviamente anche da questa carenza, perché la preparazione è giusta, ma il problema è che mancano i numeri. La sanità è fatta di numeri e di strutture. Le strutture sono quelle che sono e lo vediamo tutti i giorni, se ne parla, si vede. Il personale è qualitativamente formato, ma quantitativamente non ci troviamo con i numeri, perché se a fronte di un fabbisogno, ad esempio in una città grande come Roma, di circa quasi 3 milioni di abitanti, abbiamo un numero di specialisti nettamente inferiore che andrà a diminuire negli anni, è logico che se avremo 5.000 pazienti con cardiopatici che dovranno effettuare i controlli periodici annuali, non avremo il numero di medici adatto a garantirglielo nel breve tempo, e questo ovviamente genera la cosiddetta mala sanità, perché se continuiamo a chiudere strutture, ospedali e a formare sempre meno medici, andrà sempre peggio. Certo, questo non c'è dubbio. Dottore, possiamo fare una domanda, visto che comunque lei è in prima linea con l'emergenza Covid? Com'è la situazione ora? Allora, la situazione, diciamo, si sta
si sta migliorando, nel senso che fondamentalmente anche a seguito delle misure prese dal governo, che sicuramente sono state necessarie nel breve periodo perché ci siamo trovati di fronte a un'emergenza che era una novità per il nostro sistema, che si è trovato non preparato ad affrontare una simile emergenza, quella di una pandemia. Non sapevamo nulla di questo virus, non sapevamo come si comportasse, sono state fatte delle ipotesi e pian piano, grazie anche al lavoro soprattutto, e ci tengo particolarmente a sottolinearlo, dei medici del territorio, dei medici di medicina generale, dei medici della continuità assistenziale, senza dimenticare ovviamente i medici che hanno combattuto in prima linea nei reparti, nelle terapie intensive, e tutti gli specialisti nelle specialistiche equipollenti. Però adesso la situazione, che anche grazie a queste misure, anche grazie a un grande lavoro che è stato fatto di ricerca, di potenziamento e di collaborazione, sta migliorando la situazione, i casi si stanno riducendo, i numeri parlano chiaro, fortunatamente, anche a livello diciamo qualitativo il virus sembra attecchire meno, però ripeto, siamo in una situazione ancora di studio, non sappiamo nulla ancora di questo virus, sappiamo di più, ma mantenere sempre la costante attenzione. Però diciamo fondamentalmente che è finita, dai numeri, ne siamo un po' fuori, no? Sì, dire che siamo fuori, diciamo, non è mai fuori, perché comunque dire che siamo fuori significa il cosiddetto contagio zero, fondamentalmente, che è una cosa utopistica, e quindi diciamo non ne saremo mai però, fuori. Diciamo, allora, a questo punto non ne saremo mai fuori, nemmeno fra 20 anni, perché chi lo dice che essere fuori da un virus? Il virus purtroppo è un virus che adesso, entrando nel tecnicismo, è un parassita cellulare obbligato, circola attraverso, si diffonde fondamentalmente, quindi si diffonde, contagia. In questo caso le vie di contagio sono quelle che sono state esposte dai colleghi più esperti di me, e ovviamente tramite queste vie di contagio il virus circola. Ovviamente un virus ha anche delle caratteristiche, non mi soffermo a parlare diciamo su tecnicismi per cui specialisti virologi si sono già espressi. Diciamo che fondamentalmente il virus può mutare, il virus può essere... può avere determinate caratteristiche, però per farlo ci sono degli studi in corso che stanno facendo i nostri colleghi virologi, i nostri colleghi anche in base agli anestesisti e gli specialisti per quanto riguarda le manifestazioni sia la tipologia del virus, e confidiamo ovviamente che prima o poi si riuscirà a trovare, oltre ai famosi vaccini su cui si sta lavorando, anche come si dice, delle cure che permettono di partire. Sì, ci sono delle cure comunque che permettono ad oggi di sopperire diciamo alla mancanza di questo vaccino. Quindi diciamo clinicamente, come viene detto da molti, da quello che poi io parlo a livello osservazionale, vedo sempre meno manifestazioni gravi rispetto a quelli di marzo, dei primi mesi. Certo. Però comunque sia, bisogna comunque stare attenti, ricordiamoci. Ci sono i pazienti anziani, abbiamo i nostri nonni. Certo. Che poi, a dire la verità, se si pensa che ormai è comprovato che il virus girasse già da ottobre, visto che comunque sono stati fatti dei test sierologici a persone che hanno avuto polmonite da ottobre, e visto che comunque poi il vero problema è esploso intorno a gennaio in Cina, possiamo dire che ci siamo accorti dell'esistenza del virus soltanto perché ha cominciato a colpire gli anziani, perché ha cominciato ad entrare magari negli ospedali, nelle RSA? Allora, diciamo che fondamentalmente questo può essere anche vero, nel senso che abbiamo avuto diversi studi che hanno detto, che stanno dicendo ogni giorno una cosa nuova. Quindi adesso giustamente l'ultimo parla di una presenza da ottobre, sì, di questo virus. Addirittura uno studio di Harvard dice da agosto, però lo studio non è tanto scientifico sul virus quanto sul... Esatto. Dottore, da che squadra sei? Da Roma. No, da Roma. Segui il calcio? Segui, sì. Ci siamo del tuo, sei più giovane di me. Ti ricordi quest'estate la Juventus è andata in ritiro in Cina, no? Sì. E Sarri è ritornato con la polmonite. Anche un suo collaboratore.
Esatto. Parecchi atleti delle Olimpiadi militari, dei giochi militari in Cina sono tornati con la polmonite. Erano esatto. No, infatti. Vabbè, ma dopo Sarri chi l'ha avuta la polmonite? E anche un collaboratore di Sarri, ora non so il nome, però anche un suo collaboratore. Gliel'ha trasmessa Sarri. Quindi ma la polmonite normale, quella che conoscevamo tanto tempo fa, se trasmetteva? Cioè, è batterico, dipende, virale. Dipende, se è batterico, virale. Grazie. Ti può venire la polmonite pure se vai in annegamento, perché ti entra l'acqua nei polmoni. Quella non credo che si trasmetta, ma magari il dottore ce lo può dire meglio. Magari ce l'aveva un pesce. Cioè, dipende dal tipo di polmonite. Cioè, la polmonite è una causa della... Tari se fuma anche quante sigarette al giorno. Esatto. Okay. Va bene. E abbiamo già i polmoni belli compromessi di Sarri, quindi là non sono fatte stare indagini, è stata trattata anche come polmonite. Ora non lo so specificamente, però penso comunque con un polmone comunque compromesso come quello di Sarri è più facile ammalare. Però Sarri potrebbe fare il test sierologico per sapere se ce l'ha avuta. Non sappiamo nemmeno. Vabbè, magari lo ha fatto, noi non lo sappiamo. Probabilmente l'avranno già fatto, perché con i protocolli della Serie A adesso sono stati molto molto restrittivi su questo punto, quindi ovviamente penso che abbia addirittura fatto il tampone. Hanno fatto il tampone l'altro ieri l'hanno fatto le due squadre. Però un conto è il tampone, un conto è il test sierologico. Test sierologico e tampone. Entrambi hanno fatto. Sarri stava a posto. È un conto è fumare in Cina. Fumi in Cina, poi dipende che fumi. Dottore, un'ultima domanda. L'ultima domanda. E la prossima manifestazione quando la farete? Non so se l'ha detto prima, non mi sembra che l'ha allora, stavo dicendo che la data probabilmente ancora non è scelta, sarà in oscillazione tra il prossima settimana, tra il mercoledì e il venerdì. Dovrebbe essere intorno al 19 di giugno, ma ovviamente magari vi farò sapere preventivamente quando ci dovessero essere novità in merito. Probabilmente sarà il venerdì 19 giugno, ovviamente a Roma, qua è una grande città, per organizzare una cosa fatta in maniera corretta. Da tutta Italia ovviamente, no? Quindi verranno medici da tutta Italia? Questo è qua che stiamo organizzando, se mantenendo la stessa linea del 29 maggio, che ha ottenuto comunque dei buoni risultati a livello... sia a livello mediatico che a livello comunque di visibilità, oppure se questa volta andare su una linea comune, quindi nazionale, andare d'accordo anche a Roma. Dottor Alessandro Testa, la ringraziamo, grazie, buon dottore, lavoro. Buon lavoro. Voglio fare una cosa se posso, giustamente. Dipende da cosa. È la promessa che ho fatto, ci mancherebbe se non la faccio, giustamente, voglio fare i migliori auguri, giustamente si parlava di formazione a due colleghe che si sono formate finalmente nella medicina generale, oggi hanno discusso la tesi. Dottoressa Beatrice Ferretti e la dottoressa Raffaella Corvino qui a Roma, e speriamo abbiamo due nuovi medici di base. Allora in bocca al lupo alla dottoressa Ferretti. Congratulazioni alla dottoressa Corvino. Congratulazioni. Grazie dottore, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro. Grazie, ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Noi andiamo in pausa. Sì. A dopo, ciao. Noleggio auto con conducente? Atena Service di Mario Canfarini. Servizi di noleggio auto con conducente da e per aeroporti, porti e stazioni da ogni parte d'Italia. Atena Service ti offre anche servizi di sicurezza a persone, immobili, proprietà, accompagnamenti e accoglienza pubblico. Info al 342-539-2777. Atena.infoservices@gmail.com. Canfarini.ncc@gmail.com. Atena si scrive con il TH. Per la tua auto non ci sono problemi con la Bart SRL o Officina meccanica, revisioni, ricarica aria condizionata, tagliandi e inoltre officina plurimarche e diagnosi elettronica. Bart SRL Officina Meccanica si trova a Roma in via di Torre Vecchia 835. Info e preventivi al 345-476-0072. Bart SRL, il migliore amico della tua automobile. L'osteria preferita dai romani e non solo, la trovi nella splendida cornice di Trastevere. L'osteria Pucci offre ai suoi clienti i migliori piatti della cucina romana, bucatini alla matriciana, cacio e pepe, trippa, abbacchio, carciofi alla giudia e tanti altri. Lo staff dell'osteria Pucci ti aspetta in piazza Mastai 2. L'osteria Pucci organizza anche degustazioni ed eventi a tema e menu personalizzabili. Per informazioni e prenotazioni chiamalo 06 58 19 870. Serra Linfissi è leader del settore e attiva sul mercato da 40 anni. Rivenditori ufficiali su Roma dei più grandi marchi italiani. La Serral vi aiuterà a realizzare la casa dei vostri sogni. Chiamalo 06 66 26 883 per un preventivo gratuito e visita lo showroom in via della Pisana 1. Serralsrl.it. Serral Infissi. Competenza nel campo delle ristrutturazioni, del design e della cura verso l'estetica. Non è la radio, sposa un progetto solidale nato e operativo a Roma. La Onlus Giuseppe di Nazareth, attiva dal 2010, garantisce la continuità del processo di presa in carico
carico attraverso l'accoglienza in strutture di secondo livello, sostiene le famiglie con disagio socio-economico, dispone al proprio interno di figure professionali specializzate come medici, psicologi e avvocati. Onlus Giuseppe di Nazareth, responsabile Francesca Martina, telefono 340 97 68 885. Per informazioni su come prestare servizio volontario o aiutare con donazioni, visita il sito giuseppedinazareth.org. Tutta il condominio, l'immondizia, arriva anche la bolletta dell'immondizia, che è un controsenso. L'immondizia è un controsenso, perché io sono utente, tu sei esercente, tu mi dai il gas e io te lo pago, tu mi dai la corrente e io te la pago, io te do la monnezza, mo tu me la paghi. Poco. Poco, in nero, però mo tu ma paghi. Non è. Invece loro te la fanno pagare a te, il problema lo scaricano tutto su di te, e noi, siccome non lo paghiamo tot al chilo, perché sennò da mo il problema dell'immondizia l'avremmo risolto.